There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark. Buongiorno a tutti, sono Massimo Di Rienzo, sono il fondatore di Spazio Etico insieme ad Andrea Ferrarini, e in questo video vi vorrei presentare l'offerta formativa di Spazio Etico sul MEPA, cioè sul mercato della pubblica amministrazione. Per accedere al nostro menu dell'offerta formativa potete andare sul sito www.spazioetico.com e cliccare, vedete come faccio io adesso, la pagina relativa dell'offerta formativa. Spazio Etico offre tre diverse tipologie di corsi di formazione. Le giornate di alfabetizzazione che noi realizziamo presso le pubbliche amministrazioni sono sette. Come vedete c'è un po' di tutto: il rischio di corruzione, processi, comportamenti, asimmetrie e soluzioni, e in assoluto il corso che viene maggiormente acquistato dalle pubbliche amministrazioni. Da quest'anno abbiamo un nuovo corso, Ecologia delle relazioni dell'agente pubblico, che fa parte di un percorso di approfondimento che Spazio Etico sta facendo. È un corso molto originale perché ha a che fare con la dimensione relazionale del rischio di corruzione, una dimensione poco esplorata, anzi direi non esplorata ancora. Poi abbiamo il corso Trasparenza e Accesso Civico Generalizzato. Spazio Etico ha realizzato un manuale sull'accesso civico generalizzato, manuale per la gestione delle istanze di accesso civico. E all'interno di questo corso, questa giornata è dedicata proprio a illustrare il processo di gestione di un'istanza di accesso civico generalizzato. Anche questo è un corso molto gettonato dalle pubbliche amministrazioni. Poi abbiamo un corso nuovo, si tratta di trasparenza e privacy, perché proprio realizzando questi corsi sull'accesso civico generalizzato abbiamo capito che il problema grosso è la contrapposizione che esiste attualmente tra la trasparenza e la privacy, e quindi abbiamo deciso di inserire da quest'anno questo nuovo corso che crediamo sarà sempre più richiesto dalle pubbliche amministrazioni. Un altro corso molto gettonato è il conflitto di interessi, un argomento molto poco conosciuto, molto equivocato. Dallo scorso anno abbiamo anche una giornata sul contrasto al riciclaggio nella pubblica amministrazione, ci è stata richiesta più di qualche volta. E poi per ultimo il corso sul whistleblowing, una giornata di alfabetizzazione sulla condotta di segnalazione, che è molto complessa ovviamente. Una seconda tipologia di formazione che noi offriamo sono i percorsi formativi integrati. Più o meno gli argomenti sono gli stessi che abbiamo visto nelle giornate di alfabetizzazione, solamente che questi sono percorsi più approfonditi. Anche in questo caso è molto importante sottolineare che noi utilizziamo casi concreti e dilemmi etici, e che quindi la formazione è una formazione molto interattiva. Le persone hanno la possibilità di identificarsi all'interno dei casi, con i protagonisti dei casi o coloro che interagiscono all'interno dei casi, e quindi la formazione diventa un po' meno noiosa, anzi direi possiamo bene affermare che la nostra formazione non è affatto noiosa, ecco. L'ultima tipologia di formazione sono i laboratori di mappatura di aree a rischio generali e specifiche, di 6 ore ciascuno. Sono anche queste giornate laboratoriali perché le conduciamo io e Andrea Ferrarini, ma in realtà chi poi è all'interno dell'aula del gruppo è il protagonista di queste giornate. Noi proponiamo solamente una griglia di lettura ed analisi dei processi e della valutazione del rischio di corruzione, ma poi diciamo chi effettivamente produce questa mappatura è il gruppo in formazione. Tutti i corsi che noi proponiamo prevedono un costo relativo alla giornata di formazione che noi veniamo a fare
o singolarmente o insieme, io e Andrea Ferrarini, però prevedono anche un costo di preparazione dell'intervento. Considerate che per ogni corso di formazione noi dobbiamo preparare o adattare i casi che andiamo a proporre in aula. All'interno dei costi poi abbiamo anche i costi di diffusione del materiale ed è compreso anche il costo di viaggio e vitto e alloggio, quindi quello che si acquista è un pacchetto completo. Ovviamente esistono anche percorsi personalizzati, anzi direi che la maggior parte della formazione che facciamo noi sono proprio percorsi personalizzati. Le amministrazioni o le società, insomma qualsiasi organizzazione, può contattarci. I riferimenti si trovano all'interno del sito di Spazio Etico